Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti. Ma voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. Che audacia quella di Gesù espressa in queste frasi! Ci viene da chiederci: ma Gesù conosce il mondo in cui viviamo? Non sa che chi non si difende viene schiacciato? Sono i forti quelli che sanno lottare, quelli che vengono rispettati. Ma Gesù è chiaro: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. E qui c'è una domanda: l'odio è più forte dell'amore? Sì, eccetto però che nel mondo dei figli di Dio. Noi abbiamo conosciuto e ricevuto il dono dell'amore che ci viene da Dio e che dobbiamo lasciare crescere. Il termine amore qui usato viene dal greco agape, amore di intelligenza, di comprensione con benevolenza. Perciò quando Gesù dice «ama il tuo nemico», egli ci chiede di avere un'attitudine di benevolenza verso di lui, non desiderando di fargli del male e di aiutarlo in caso di bisogno. E Gesù stesso fa un esempio quando dice: «Se l'asino del tuo nemico cade in un fosso, tu tira su l'animale e portaglielo a casa sua». Certamente Gesù non chiede che tu debba abbracciare e baciare il tuo nemico che ha appena usato violenza, cattiveria verso di te, la tua famiglia. Ma quello che ti chiede è: non nutrire odio e non cercare vendetta verso di lui. Ci penserà Dio e i magistrati qui sulla terra ti applicheranno la legge, ma tu gli farai solo del bene. Questo è l'amore di cui parla Gesù: desiderare il bene ad un altro, anche se non possiamo approvare la sua condotta. Questo è l'amore di benevolenza ed è l'amore che dobbiamo avere verso i nostri nemici. È impossibile amare la condotta di un uomo che ci maledice e ci insulta, o ingiuria la nostra persona e la nostra proprietà, o viola le leggi di Dio. Ma anche se odiamo la condotta, gli auguriamo il bene, malgrado ciò. Benedire qui non significa elogiare i suoi misfatti, questo sarebbe peccaminoso, ma usare parole miti ed espressioni soffici che possono vincere la loro cattiveria o almeno indurli a vergognarsi nel silenzio. Se non c'è nulla da lodare nel tuo nemico, almeno non diciamo nulla su di lui. Gesù, nel suo discorso sull'amore, elimina non solo l'odio, ma anche il nemico. Gesù sulla croce mette in pratica la legge formulata in questo suo discorso, pregando per i suoi stessi carnefici. Il suo esempio è stato seguito dal primo martire cristiano Stefano. Domandiamoci allora: è umanamente possibile mettere in pratica un'esigenza come quella enunciata da Gesù? Devo rispondere senza mezzi termini? No, non è umanamente possibile. Ma Gesù non ci dà solo il comandamento di amare i nemici, ma ci dà anche la grazia, in altre parole, la capacità di farlo. Che Dio ti aiuti e ti benedica.